partire da una frase che mi è venuta in mente quando, parlando con Alessio, abbiamo pensato all'intervento, che è un'esortazione innanzitutto a me stesso, che è: posiamo gli smartphone. Sembrerà abbastanza contraddittorio, visto che la giornata di oggi è stata tutta concentrata su quanto l'innovazione, anche l'innovazione digitale e le nuove tecniche di comunicazione possano aiutare nuove forme di aggregazione anche in politica e soprattutto nella comunicazione istituzionale. Altri prima di me ne hanno parlato con molta competenza. Io provo velocemente a ribaltare un po' il ragionamento. Il tema in politica, nonostante i cambiamenti, nonostante gli stravolgimenti che stiamo vivendo, è rimasto lo stesso. Cioè essere i depositari delle aspettative dei cittadini. Ad ogni livello, nelle istituzioni centrali come nei consigli comunali, l'obiettivo che deve unirci tutti e che unisce chi fa politica è quello di rispondere ai problemi che i cittadini ogni giorno ci mettono davanti. Io posso parlare per la mia esperienza di consigliere comunale. Innovazione per me, per quello che io ho potuto sperimentare nel lavoro da amministratore, è avere l'elasticità di dotarsi di competenze che ci consentano di rispondere agli stessi problemi in modo nuovo, perché molti problemi non sono cambiati. Il problema della finanza locale, nonostante i numerosi interventi anche con l'abolizione, come sapete, del patto di stabilità per i comuni e con le nuove regole di armonizzazione contabili che attualmente regolano i bilanci comunali, è sempre un tema all'ordine del giorno di tutti gli amministratori locali. Quindi non è un tema diverso rispetto a quello che avevano gli amministratori di 10 anni fa. Le soluzioni che noi però possiamo trovare sono diverse. Innovare significa vedere questi problemi non soltanto come problemi, ma come occasioni per cambiare il paradigma. Noi a Montespertoli, per esempio, su questo, sulla risposta ai problemi, ai vincoli della finanza locale, ci siamo detti: ma perché non sperimentare nuove forme di finanziamento? E per esempio noi abbiamo fatto un progetto, un investimento di circa 1,5 milioni sugli impianti sportivi. Noi abbiamo una popolazione che vede iscritti in società sportive circa 1 migliaio, in un comune che è comunque un piccolo medio comune del Chianti. E allora ci siamo detti: come ovviare al fatto che i vincoli di finanza pubblica non ci consentono di fare grossi investimenti? E noi abbiamo pensato per esempio al partenariato pubblico-privato e quindi al contratto di disponibilità, che ci ha consentito di eludere il problema della spesa per investimenti e riuscire a fare un investimento che attualmente è in corso, perché noi abbiamo i cantieri a Montespertoli, che ci consentirà di avere nuovi campi sportivi, piste di atletica e nuovi strumenti per quella che poi è l'inclusione sociale dei ragazzi, soprattutto su un tema che è importantissimo per le nostre comunità. Innovare in politica significa non considerarsi come autosufficienti, non pensare che la politica possa bastare a se stessa, non pensare che il contatto con il cittadino e l'ascolto e anche il lavoro insieme ai cittadini e ai gruppi di cittadini sia qualcosa da temere. Io, vedendo un po' come amministratore locale tutti i giorni, la paura che spesso ci anima è quello di parlare alle persone. Il più grosso errore che noi potremmo fare è smettere di parlare alle persone, perché abbiamo paura del confronto, abbiamo paura di mettere in discussione paradigmi che ci siamo detti essere giusti e che magari sono fuori tempo massimo. E questo significa per esempio coinvolgere le persone nel formare progetti di marketing territoriale nuovo. Noi per esempio abbiamo pensato di coinvolgere tutti i membri del tessuto produttivo del nostro territorio, che è soprattutto enogastronomico ma è anche commerciale, per creare un brand. Non sono cose particolarmente eclatanti, significa mettere a sistema e fare squadra con le competenze che abbiamo, non pensare che le competenze dei cittadini non ci servano solo perché noi siamo stati eletti. Il fatto che noi siamo stati eletti anzi ci dà un obbligo in più, che è quello di stare dalla parte dei cittadini
e parlarci e trovare insieme a loro le soluzioni, perché non si può pensare di fare politica sul territorio senza farla insieme ai cittadini. Quindi questo è un po' il senso del rinnovare in politica, avere l'elasticità di trovare formule nuove. I problemi spesso sono gli stessi, ma le formule che noi possiamo trovare sono le più innumerevoli. Se noi non abbiamo il coraggio di parlarne, veramente perdiamo un'occasione enorme. Io vi ringrazio ancora e spero che questo lavoro possa continuare, perché se noi non ne parliamo nessun altro lo farà. E quindi veramente grazie a tutti e buona serata e in bocca al lupo a tutti noi. Grazie Marco.